mister, capita nella carriera di un allenatore di essere contenti per una sconfitta? Vabbè, oggi abbiamo chiuso definitivamente il discorso salvezza. Avevamo visto i risultati in panchina, infatti abbiamo cercato di spingere per andare a provare a riprendere la partita con tutte le nostre forze. Peccato, perché sono stati due errori, insomma due gol che potevamo sicuramente evitare, che ci hanno messo la partita in salita. Però ecco, siamo contenti di aver raggiunto definitivamente l'obiettivo che ci era stato prefissato. Peccato, perché potevamo giocarci qualcosa di più se oggi fossimo riusciti a vincere. Però è chiaro che con un attacco come quello dell'Ancona, nel momento in cui sbagli, sono cinici a realizzare quello che te gli concedi, e quindi complimenti a loro. E ora giocheremo una partita bella, perché siamo praticamente possiamo decidere, diciamo, la vincente del nostro campionato, quindi troveremo un avversario bello carico e motivato, e quindi servirà una bella partita. Al termine di questa stagione posso chiederti che voto dai a questa squadra e al suo allenatore? Ma no, sai, i voti è più giusto che li diate voi. Io penso che l'obiettivo sia stato raggiunto. Se diamo 7,5 è troppo? Non lo so, fate voi. Io, è chiaro che vi posso. È stata una stagione estremamente difficile e complicata, perché ci sono stati tantissimi momenti che ci hanno fatto vacillare, non ci hanno tenuto con la concentrazione sul campo. Eravamo partiti con un progetto, poi ci è cambiato in corso d'opera, insomma, tanto le note vicende le conoscete tutti. Poi ci siamo ripresi, e penso che alla squadra e ai ragazzi gli debba essere dato atto che di non aver mai mollato. E quando tutto sembrava caderci addosso, e mi riferisco dopo la sconfitta con il Montevarchi, hanno fatto un rush finale che meritano applausi. E anche oggi siamo contenti, perché chi era presente allo stadio, i nostri tifosi, che loro meritano veramente un gran 10, me lo sento di darglielo, perché ci hanno sostenuto sempre. E di questo ne sono orgoglioso, e sono anche orgoglioso di averli vissuto per tutta questa stagione. E oggi, insomma, ci hanno applaudito, perché poi i ragazzi ci hanno provato veramente con tutte le nostre forze, ci abbiamo provato ad andare a riprendere la partita, e quelli che hanno vissuto la partita qui da Ancona se ne sono resi conto. Mister, comunque andranno le cose al termine dei 90 minuti contro la Reggiana, e comunque andranno le cose quest'estate, cosa ne rimarrà dentro di questa annata? Ma è stata un'esperienza estremamente formativa, perché ho vissuto dei momenti in cui non ero abituato a vivere, e come me il 90% del gruppo squadra. Quindi è tutta esperienza che nel mio percorso sicuramente mi ha fatto migliorare, e poi mi porto dentro, ripeto, il cuore di questi ragazzi, perché è stato piacevolissimo allenarli, e ancora non è finita, perché mi sono divertito quotidianamente, perché è veramente un gruppo che merita tante soddisfazioni, perché sono ragazzi che danno tanto sul campo, sono dei professionisti esemplari. E poi mi porto sicuramente dentro la curva, perché è veramente raro trovare dei tifosi che nel bene e nel male riescono a starti vicino sempre. Faremmo bene a scommettere un euro sul fatto che ad agosto Federico Guidi indosserà ancora questa tuta e questi colori. No, ma ancora tanto sono tutti discorsi che non esistono, non sono nemmeno in embrione, perché non ne abbiamo mai assolutamente parlato. È giusto finire il campionato, è giusto finire la stagione, e poi vedremo cosa riserverà il mio futuro, dello staff, della società, dei calciatori. Insomma, ancora finiamo, perché ci aspetta ancora una partita, e ripeto, è una partita estremamente complicata, difficile, perché troviamo una Reggiana che si gioca al campionato. Ecco, negli ultimi 90 minuti ci sarà spazio per qualcuno che ha giocato meno, oppure il Teramo andrà come sempre con la formazione titolare per provare a giocarsela anche con la seconda della classe? Ma è normale che devo valutare le tante motivazioni che ci debbano essere nell'ultima partita di campionato, anche perché al cospetto abbiamo una squadra estremamente importante, già
all'andata ci ha fatto molto molto male, e quindi sappiamo che insomma chi va in campo c'è da sudare, c'è da correre, perché poi chiudiamo la stagione ed è giusto, e lo facciamo davanti ai nostri tifosi a casa nostra, ed è giusto cercare di dare il massimo, e lo daremo, perché la Reggiana, se vuol vincere il campionato, ci deve battere e lo deve fare con tutte le sue forze. Quindi dovrò trovare sicuramente i giocatori che avranno motivazione e gambe per poter fare una partita del genere. E Ser, dandole gli auguri di buona Pasqua, non so se vuole dare gli auguri di buona Pasqua anche insomma ai vostri tifosi. No, assolutamente, contraccambio, tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti, e speriamo che questa festività ci porti tanta pace, tanta salute, perché ne abbiamo bisogno, visto gli ultimi anni che abbiamo passato tutti quanti, che stiamo ancora vivendo, e soprattutto tanta soddisfazione per i nostri colori.